la superficie interessata dalla discarica, secondo le nostre informazioni info-investigative e tecniche, 25 ettari, quindi 250.000 metri quadri. La profondità di scavo arriva a 9 metri, quindi da 0 a 9, nel senso che i rifiuti già emergono ai primi centimetri dal piano di campagna, dal piano di calpestio, fino a 9 metri, perché a 9 metri poi c'è il blocco tufaceo, quindi i rifiuti dopo non li troviamo. Per cui diciamo che da un punto di vista numerico l'esplosione del numero ci dice che stiamo parlando di circa 2 milioni di metri cubi di rifiuti speciali. In parte saranno presumibilmente pericolosi, in parte tossico-nocivi, perché complessivamente è una discarica che ha una forte componente chimica per vernici e per solventi. E quindi troviamo fanghi industriali, terre di lavorazione chimica, bidoni, sacconi e sostanze simili a queste. Nella discarica più grossa d'Europa, seppellita e di rifiuti ovviamente industriali o semi-industriali. Sì, in questo momento tutti gli atti che stiamo compiendo confermano questa linea. Per cui siamo, a mio parere, sicuramente nel concetto di disastro ambientale. Poi è chiaro che adesso con gli scavi, con le valutazioni, lo andremo a dimostrare in termini giuridici davanti all'autorità giudiziaria, che ovviamente però già ci ha dato la delega per investigare, quindi ci crede fino in fondo. Sembra paradossale che un paese come la Grecia rischi il default per una scadenza da 1,5 miliardi alla fine del mese, quando il 18 marzo a Francoforte la BCE inaugurava il suo nuovo palazzo costato 1,3 miliardi di euro. È paradossale che esistano condizionalità tanto restrittive imposte a quei paesi che scontano un euro troppo forte per la loro economia, che esista solidarietà solo per le banche che hanno speculato, che esistano paesi del nord Europa come Olanda, Germania, che godono di squilibrio surplus commerciali violando i trattati nel quasi silenzio della Commissione, che esistano banche multinazionali in grado di condizionare le decisioni della politica e che allo stesso tempo usino stratagemmi legali e sistemi oliati anticoncorrenziali come il modello lussemburghese creato da Juncker per eludere tasse o nei peggiori casi riciclare montagne di denaro sommerso, come ha svelato Falciani. A breve non avrete da fare i conti solo con Grecia e Gran Bretagna, ma con molti altri paesi e governi poco ben disposti a trattative con chi avalla i paradossi che vi ho prima elencato. Grazie. Ciao a tutti. Oggi vi aggiorno sui risultati ottenuti dal nostro punto di soccorso Antiequitalia, inaugurato a Cagliari il 22 maggio 2015. Ebbene, in un mese di attività i nostri volontari all'interno del centro sono riusciti a trattare cartelle per 3,5 milioni di euro che Equitalia chiedeva ai cittadini. Ma la bella notizia è che il Movimento 5 Stelle, con i suoi attivisti, è riuscito ad aiutare queste persone proponendo sgravi fiscali per 411.000 euro, e inoltre siamo riusciti a trovare pagamenti non dovuti per 25.000 euro e sanzioni decadute per il totale di 26.000 euro. Questo significa un potenziale risparmio per tutti i cittadini che si sono rivolti al punto di soccorso Antiequitalia di Cagliari di 462.000 euro. Questa è l'attività che fanno i cittadini quando insieme vogliono dare una mano ad altre persone e diventano Stato. Se il modello di sindaco anticorruzione per il PD è Ignazio Marino, per forza dovete perdere i ballottaggi. Siamo qui per chiedere un atto dovuto, quello che sarebbe un atto assolutamente normale in qualsiasi paese civile, vale a dire che un sindaco, dopo il fortissimo coinvolgimento della sua maggioranza, faccia un atto dovuto, cioè un passo indietro, le dimissioni, per evitare a questa città la figuraccia internazionale di un commissariamento per mafia, peraltro nell'anno del giubileo. Credo che sia la cosa più ovvia possibile, visto e considerato che nelle intercettazioni di Mafia Capitale Buzzi e Carminati, che sono gli esponenti di questa nuova tangentopoli romana, facevano il tifo per Marino e dicevano: speriamo che resti qui, così ci divoriamo lui. Questo è un bel messaggio che diamo a Ignaro Marino e al presidente Renzi, che ormai è il presidente che l'unica cosa che ha rottamato è la patria. Evidentemente continua a salvaguardare, a difendere Marino, perché hanno paura di andare al voto. Il presidente del Consiglio dovrebbe imparare che ci sono delle sedi nelle quali si dibatte e che i salotti televisivi non sono ricompresi in questa categoria di sedi, dove sarebbe opportuno spostare il dibattito intorno a
provvedimenti così importanti come quello della scuola. Adesso il Presidente del Consiglio dice che vuole convocare gli stati generali della scuola per ascoltare il mondo della scuola. E allora tutto quel tempo che cosa ha fatto invece di ascoltare il mondo della scuola? Giocava alla PlayStation e giocava con la vita delle persone che insegnano della scuola, con persone sulle quali si è eretto il mondo della scuola. Renzi è in difficoltà perché il mondo della scuola gli ha dimostrato che non è un mondo che si fa prendere in giro, è un mondo di persone che leggono, che studiano, che analizzano quello che viene detto con senso critico. E chi non ha mantenuto fede alle promesse fatte è colui che ha fatto quelle promesse sapendo che il piano straordinario delle assunzioni era il cavallo di... Il 16 giugno abbiamo messo davanti al Ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica del Paraguay 200 imprenditori veneti. L'iniziativa è partita da un mio viaggio in Paraguay con la delegazione del Mercosur eseguita a febbraio. Mi sono permesso di invitare una delegazione del Paraguay nel nostro paese perché ritengo che in questo momento i mercati vadano cercati. In Italia abbiamo tantissima eccellenza, abbiamo il made in che ci invidia tutto il mondo, abbiamo tantissima competenza, abbiamo innovazione, abbiamo il design, abbiamo dei mercati immensi in giro per il mondo che non si conoscono e quindi questo mio viaggio alla scoperta del Paraguay è stato utile. È stato utile perché oggi, grazie anche a questo incontro, molti imprenditori del Veneto hanno scoperto questa realtà, ne hanno capito le potenzialità e quindi speriamo che nei prossimi mesi questo inizio di questo percorso che abbiamo iniziato il 16 possa poi portare ai frutti, possa portare commesse, possa portare vendita, possa portare fatturato alle nostre imprese, possa aprire mercati oggi chiusi e contrastare anche un po' il mercato cinese, il mercato asiatico che tanto imperversa nel mondo. Io credo che il mondo abbia più bisogno di made in, abbia più bisogno di tecnologia e in generale abbia più bisogno di Italia. La riforma del sistema col quale vengono dati in appalto i lavori pubblici, i servizi e le forniture è un tema che ha una rilevanza assolutamente prioritaria nel nostro Paese, non solo per chi si occupa di appalti, ma per tutti quanti noi. Basta raccontare e riguardare un pochino la storia recente di questo Paese. Siamo nel 2015, per alcuni versi sembra di essere tornati al 92. Sembra quasi che non siano passati 24 anni. Ogni giorno siamo tristemente impegnati a seguire la cronaca degli appalti. Alla fine, mafia capitale è questa roba qua. Ed è bene che capiamo e che siamo tutti edotti di che cos'è. Perché sennò rimane un titolo su un giornale. Noi ci asterremo, l'abbiamo detto, perché ci sono alcuni passaggi che non sono coerenti con il nostro pensiero. Ci sono dei passi avanti, bene. Vigileremo sull'attuazione della delega, bene, saremo molto attenti, però non possiamo votare a favore perché ci sono alcune cose che non sono state fatte e questo è un compromesso che per noi non è sufficientemente elevato e quindi ribadisco il nostro voto di astensione, però ribadisco che noi saremo molto attenti a come il governo attuerà la delega perché saremo, come diciamo noi, veramente col fiato sul collo di questo governo e vorremmo vedere come questa delega verrà esercitata. Grazie Presidente. Operative significa evitare che attraverso scandali di corruzione le tasse dei cittadini finiscano ancora una volta nelle mani della mafia, dei politici corrotti, piuttosto che nei servizi pubblici.